Hold up. Hola. Hola, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come già dal titolo, faremo una full face utilizzando solo ed unicamente Astra. Mi erano arrivati alcuni prodottini per la base, ombretti liquidi, eccetera eccetera, però non ero ancora riuscita a provarli insieme con voi in un video. Quindi direi subito di iniziare dai primer. E c'era questa linea, vedete? Fatta così, con appunto due primer, uno mattificante, uno lisciante, uno spray e una cipria. Si è subito suicidata. E una cipria. Scusate l'interruzione, volevo darvi un annuncio super super mega importante, ovvero che il 12 aprile sarò a Cesena presso la profumeria Pinalli per l'evento di Mulac, quindi potremmo incontrarci dalle 5 in poi, perché la linea di Mulac sarà disponibile in ben 14 punti vendita di Pinalli appunto. Io spero che possiate venire, ovviamente seguitemi su Instagram per avere tutte le info riguardanti questo evento. Sicuramente potremo fare tantissime foto insieme, chiacchierare, potrete chiedermi consigli, magari proveremo qualcosa anche dei prodotti di Mulac insieme. E nulla, io sono contentissima perché ogni volta che vi vedo ovviamente mi emoziono un sacco e mi piace un sacco conoscervi di persona. Nulla, fatemi sapere se ci sarete e niente, vi lascio la continuazione del video. Quindi abbiamo due primer, uno mattificante, questo qui, e uno invece lisciante. Il prezzo di questi due primer è 4,90€, quindi veramente pochissimo. E possiamo iniziare ad applicare quello lisciante nelle zone in cui vogliamo riempire i pori, le rughette. È trasparente, eila. Quindi lo vado ad applicare nella fronte, che ho una rughetta, e qui dove ho i pori. Questo primer ha una formula in gel trasparente. Mi stava cadendo. Chiudiamo col tappo, voilà. È una base viso lissante adatta a tutti i tipi di pelle. Formula in gel trasparente a base di acqua distillata di fiori e acido ialuronico, che attenua la visibilità di pori dilatati, rughe e segni di espressione. Rende la pelle levigata e pronta per l'applicazione del trucco. Modo d'uso: applicare un sottile strato prima del fondotinta per migliorare e prolungare la tenuta. È molto molto sottile e fresco. Mentre ora andiamo con questo qua, che è mattificante, sulla zona T, specialmente qua sul naso, che è la parte che mi si lucida di più. Questo è più denso. E qua dietro c'è scritto: adatto a tutti i tipi di pelle, da miste a grasse. Formula in gel a base di acqua che assorbe l'eccesso di sebo all'istante, opacizza e controlla la lucidità della pelle per un risultato omogeneo e ultra naturale. Contiene Evermatte, che minimizza l'aspetto dei pori affinando la grana della pelle. Modo d'uso: applicare un sottile strato prima del fondotinta per migliorare la prolungata e la tenuta. Quindi ora possiamo applicare il nostro amico fondotinta. Questo qui è un fondotinta idratante, è una novità, non si legge bene, comunque ha anche l'aloe vera. È venduto al prezzo di 4,50€, anche qui pochissimo. E questa nuova formula idratante con aloe vera è un fondotinta effetto naturale della formula particolarmente idratante per sublimare il colore dell'incarnato. Gamma rinnovata con 9 colori per tutti i tipi di incarnato. Questa cosa che è per tutti i tipi di incarnato non lo so, perché qua vedendo comunque le colorazioni non mi sembra scurissima e non mi sembra neanche super super chiara, tipo proprio bianco muro. Quindi diciamo che le intermedie dovrebbero esserci. Questa è la consistenza del fondotinta. Ho fatto un po' di zoom e andremo ad applicare con il pennellino, così dovrebbe essere anche più coprente. La colorazione non l'ho scelta io, quindi speriamo sia giusta. Faccio metà viso così vediamo anche la coprenza, però applicato così sembra abbastanza coprente, devo dire. Prendo una spugnetta e vado c'è qualcosa che non va. È come se non aderisse alla pelle il fondo. Non lo so, perché magari mettendolo qua si pensa sia il primer. In realtà qui non ho applicato primer e proprio non aderisce alla pelle. Allora, provo a struccarmi, a bagnare la spugnetta e applicarlo solo con la spugnetta. Vediamo se cambia qualcosa. Ok, rieccomi qua, ho struccato questa parte e non applicherò più i primer. Mentre di qua il primer c'è ancora da prima. E vediamo se ora cambierà qualcosa. Proverò a metterne meno
e asfumarlo meglio con la spugnetta stavolta bagnata. Non lo so, a me sembra sempre che non aderisca al top, alla pelle, rimane un po' in superficie, non so come dire. È molto più chiaro del mio incarnato, quindi lo porto un po' sul collo e facciamo finta che sia giusto comunque. Prima, dopo. Sì, ho un po' di imperfezioni perché ho smesso di prendere la pillola e quindi i miei ormoni stanno andando un po' dove vogliono loro. Però io farò un altro strato perché lo voglio un po' più coprente. Sì, sicuramente adesso che ho la spugnetta bagnata è meglio il risultato. Però comunque non è che sia super seconda pelle, nel senso che lo si vede che c'è. Perché quando vado con la spugnetta si sposta, facciamo l'altro lato sempre con la stessa tecnica e vediamo se effettivamente erano forse i primer a darmi un po' fastidio. Mi sa di sì. O era l'insieme dei primer, non dovevo farlo così, cioè non si attacca il fondotinta. Non mi era mai successo, ho sbagliato io, raga. Mettendo due fondotinta proprio. Non va. Penso che si veda che qua ci sono tutti i puntini, mentre di qua è sfumato già meglio, anche se non è super coprente. Ma che differenza assurda c'è anche qua. Guardate come se ne va. Cioè tu schiacci e rimane appiccicato alla spugnetta. Ora proverò a mettere solo un primer. Vediamo se solo con uno cambia qualcosa. Oppure non rischio e non metto nessun primer. Ah, io voglio struccarmi la base. Perché senza primer, forse perché ne ho messi due. Però di solito io mischio i primer. Cioè, nel senso, non mi è mai successo che non si attaccasse il fondotinta. Non so, per voi non rimetto il primer. O no? Beh, mettiamo quello mattificante. Così diciamo che perché la pelle grassa magari può interessare di più che mattifichi. Aspettiamo un attimo che si asciughi. Ok, applicato il primer. Vediamo. L'ho lasciato asciugare ovviamente il primer. Ok, sicuramente meglio di prima il risultato. Però onestamente non riuscirei a uscire con un fondo così. Perché comunque sul naso non mi piace. E mi evidenzia un po' la pelle. Qui in realtà neanche tanto. Però si vede che c'è. Cioè fa tipo. Oddio, non mi stavo riprendendo. Cioè, spero che qua si noti. Poi appena lo si tocca sparisce, boh. Non va bene, non va bene, no, no. Niente. Allora, possiamo passare al correttore. Cerchiamo di sistemare un po' la situa. Allora, questi sono i tre correttori che possiedo. Adesso capiamo un attimo qual è la mia colorazione. E guardando nel sito si vede che ne sono stati aggiunti altri tre. Costa 4,90 € ed è un correttore a lunga tenuta e ad alta coprenza. Qua c'è scritto che è in grado di soddisfare un vasto range di incarnati, alle pelli più ombrate e a quelle più olivastre. Tre nuove sfumature per esaltare la bellezza di ogni carnagione. Anche qui abbiamo capito che si mantiene comunque in una fascia un po' ristretta di colorazioni, né troppo chiare ma neanche troppo scure, una via di mezzo. Speriamo che oltre ad ampliarne con tre colorazioni si amplino ancora di più, perché comunque avere un brand low cost anche per carnagioni scure 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 o chiare 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 ovviamente può essere utile, perché non tutti possono spendere 30 euro per un correttore di Fenty o chi si voglia, quindi niente. Io penso che andrò con la numero 02, mi sembra quella più azzeccata perché la 04 è scura e la 01 è chiarissima. E in realtà lo vado ad applicare anche un po' in giro. Ha un colore un po' strano, no? Vediamo. Sempre con la mia spugnetta vado a sfumarla. Come coprenza direi medio. Vedete che c'è ancora un pochino. Però sicuramente se avete le occhiaie molto pronunciate vi consiglio di stendere un correttore un po' aranciato prima di andare direttamente con questo. Possiamo finalmente andare con la Cipria. Questa qua è in polvere libera. Ha anche una sua spugnetta se si vuole. E non l'ho mai provata.
Allora, la Velvet Skin Loose Powder Rice è una cipria libera che costa 4,90 euro. Polvere di riso leggera e setosa, ideale per una base trucco perfetta, capace di assorbire il sebo in eccesso ed è dermatologicamente testato. C'è solo una colorazione, anche qua costa pochissimo, è proprio bianchina trasparente. La profumazione è molto buona. È molto sottile, quindi non va a evidenziare le pieghette. Anzi, sembra proprio che le vada a levigare. Penso che la base la lascerò senza mettere la cipria, così gli ombretti poi scriveranno meglio. Nel resto del viso vado con un pennellone più ampio. La cipria non mi dispiace affatto, poi vediamo se fa flashback o meno, però all'interno vediamo se c'è scritto se è la silica. Se è la silica la maggior parte delle ciprie lo fa. Allora, il primo ingrediente è il talco, poi c'è magnesium carbonate, una parola strana, dimeticone, caprilic. No, non c'è scritto, non c'è la silica, quindi forse non fa flashback. Critica è dire poco, cioè il naso è qualcosa di inguardabile, però non mi sembra che faccia flashback, cioè sicuramente sono molto più chiara rispetto al mio corpo, ma perché il fondotinta era più chiaro, ma per il resto non mi sembra. Vabbè. Allora, per quanto riguarda gli occhi, abbiamo questi ombretti liquidi che sono curiosissima di provare. Allora, potremmo andare o con il rosa, anche l'azzurrino mi ispira un sacchissimo. Quindi potremmo usare, che ne so, questa palette che ha tipo il blu e metterci poi l'azzurrino, così vediamo un po' com'è. Questa palettina è la numero 3 ed ha queste colorazioni qua. Mi sa che la palettina è la cosa che costa di più in assoluto, perché per il resto, come avete visto, è veramente super low cost come brand. Forse anche più low cost di Essence. Allora, gli ombretti liquidi costano 5,90 euro, mentre la palettina 8,90 euro. Allora, prendo la colorazione più chiara e la vado ad applicare sotto il sopracciglio. Mentre ora prendiamo direttamente il blu con un pennellino un po' più piccolo. Proverò lo 08 di Sephora che mi è arrivato l'altro giorno. Vediamo un po' com'è. E tampono sulla palpebra. Ok, direi che così può bastare. Andiamo quindi col nostro ombretto liquido e questo qua è il numero 01. Senza farlo apposta, è proprio il primo. È un azzurrino chiaro chiaro. Sa che prendo un pennellino per essere più precisa. Come colore mi piace, io di solito li uso più glitterati, però è veramente super super luminoso. Poi andrò a sistemare qua col blu, faccio l'altro occhio e torno subito. Ok, rieccomi. Se posso darvi un consiglio, non applicate troppo prodotto perché sennò si noterà comunque che va un po' sulle pieghette. Quando ho messo un po' meno, si nota comunque che ci sono le pieghette, però sicuramente è meno spesso e meno evidente di quest'altro occhio. Vista così faccio un po' paura perché non ho le sopracciglia, non ho messo l'eyeliner e nient'altro. Quindi direi subito di andare a mettere l'eyeliner. Dopo farò le sopracciglia anche. Come eyeliner non ho niente di nuovo, quindi userò questi due e mettiamo nero intenso, dai. Lo scovolino è piccolo piccolo, è anche abbastanza semplice applicarlo. Non ho aggiunto altri blu o colori. Guardate che bello che è questo eyeliner. Diventa nero opaco e la cosa mi piace ancora di più. Aspettiamo che si asciughi. L'eyeliner costa 3,50 euro, davvero pochissimo. All'interno ci sono però 6 ml. Mentre guardiamo il mascara, il Subliminal Mascara costa 4,90 euro. Ci sono 11 ml all'interno ed è un mascara volumizzante, capace di portare all'estremo il concetto di volume, cipria panoramiche, formidabili dalla radice alla punta. Ora lo proviamo. Vado prima un attimo a piegare le ciglia con il piegaciglia di Astra. E mi piace, devo dire che fa il suo dovere, tanto qua sembra essersi asciugato. Questo è il packaging. E
questo è lo scovolino, mi sono sporcata di eyeliner, non fateci caso. Dando più volume, ovviamente non vedrete tantissima lunghezza e il fatto che ho l'eyeliner così spesso mi sa che non vedrete praticamente nulla voi. Un pochino si nota, ovviamente non tantissimo, però un po'. Cioè, si nota che ci sono le ciglia perché dà molto volume, è vero. La lunghezza, poverino. Più di tanto non può fare, essendo volumizzante, no? Ah, oh, è tornato il rompinino! Ciao, rompinino! Forse è quello, Boh, sì. lui Cosa entra in casa e sento odore di pongo. Vabbè. stai facendo? Contaci. Facendo il video con Astra. No, Quando è arrivato sta roba? alcune cose ce le avevo già da tempo, solo che non avevo avuto tempo di farle vedere. Vabbè, fatto sta che ora vado a mettere l'ombretto anche nella parte inferiore e completiamo questo look occhi perché è già da troppo tempo che lo sto facendo. Tu cosa combinerai in questo momento? Io intanto mi siedo 2 minuti. Anse? Ah, E i fiori dove sono i fiori? Non stai vedendo la sua faccia? Oggi facciamo 12 mesi? No, 14 mesi. 14? Prima hai detto 12 tu. No, 14 ho detto. Vabbè, 14 mesi Ah, forse ho insieme. detto 12, E vero? non mi ha portato niente. Cioè, arriva a casa e me lo Ti fa ho anche. portato me Mi ha detto stesso! auguri per telefono. Eh Ora a sì! casa senza niente. Ma cioccolatini, visto che ho il ciclo. Io non ti voglio più. Cerco Ma fidanzato. guarda che Lasciate mail io al sono numero. tornato al lavoro, E quindi? Non è che ho avuto tempo di E parlare quindi? a te. Potevi averlo al Ho dormito, tempo. sono 4 ore, sono stanco. Guarda, guarda cosa c'è! Cioè, vi rendete conto con chi ho a che fare? Vaffanbrodo. Vado a mettere anche una matita occhi. Questa si chiama Cold Color Matita Casual Occhi. Riccardo? Vabbè, si chiama KC7 Abisso. Ed è appunto un blu molto scrivente. Lo applico all'interno del mio occhio. Certo che i trucchi blu mi stanno proprio malissimo. No, basta che ti metti delle lenti grigie. Non c'ho voglia di metterle lì. Andiamo a scaldare l'incarnato con un bronzer. Questo è il numero 14, Bronze Skin Powder. Questa è la colorazione. E andiamo un po' a dare vita perché veramente sembrava un piccolo cadaverino. Alla fine, cioè, qua sono grigissima. Sembra che mi hanno picchiato. Ok, come illuminante non ho un vero e proprio illuminante perché l'ho perso, non so che fine abbia fatto. E quindi voglio usare gli ombrettini di questa palettina, che mi sembrano abbastanza chiari, questi due. Sembrano veramente illuminanti. E con un pennellino da illuminante li andiamo ad applicare. Ah no, aspettate! Mancava questo prima, lo spray. Può usare sia prima come primer che come tonico, c'è scritto, e per fissare, quindi proprio. Tutto quanto dà uno schizzo un po' prepotente. Sa di pesca. Buono. Mi stavo specchiando con la palette che non ha lo specchio. Ottimo. Mi ha lasciato tre macchie più grosse. Sono quasi meglio come illuminanti che come ombretti. Per le labbra abbiamo o matitoni. O matite o rossetto liquido. Io vorrei provare un matitone, un Jumbo Lipstick matitone labbra full color. Questa è la colorazione 28. È un bel nude. I matitoni li usavo un sacco da piccola. Bellissimo questo colore. È anche super scrivente e morbida. Non è una matita che dovete star là giù 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 per scrivere. Il matitone costa 3,50 euro. Ci sono 3 grammi all'interno e un sacco di colorini. Ce ne sono veramente tantissimi, ora li conto. No, 20 colori. Alcuni sono in saldo e altri invece sono nuovi. Il numero 28 è tra i colori nuovi. Mi piace tantissimo. Penso proprio che questo continuerò ad utilizzarlo. Perché è comodissimo, comunque essendo una matita riuscite a fare il contorno per bene, in più essendo grossa colorate tutte le labbra in 02. Ok, quindi questo qui era tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia appunto intrattenuto, barra fatto vedere prodottini low cost che potrebbero interessarvi. Se proprio proprio devo bocciare qualcosa, boccio il fondotinta, per il resto devo dire che mi sono trovata molto molto bene e le palettine sono così così, nel senso che se non volete spendere 30 euro per una palette ci può stare questa, però si nota
notata un sacco la differenza ovviamente tra una e l'altra, perché gli ombretti sono molto polverosi, quindi sono facili da sfumare, ma allo stesso tempo non sono abbastanza pigmentati per fare un trucco molto power. Ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere che altra full face di un brand vorreste vedere qua sotto nei commenti. E nulla, vi mando un bacione gigante, ci vediamo presto con un nuovo video. Bye bye!